Sono tantissimi gli italiani che con generosità e fiducia tengono accesa la speranza di migliaia di malati con le loro donazioni a Telethon. Ma come vengono utilizzati questi soldi? Nell'ultimo anno, ogni 100 euro spesi, Telethon ne ha impiegati 7 per le attività di gestione e 14,4 per l'organizzazione della raccolta fondi. Gli altri, tutti gli altri, 78,6 euro, sono stati destinati alla ricerca. Quella grande sfida di Telethon per trovare la cura giusta contro le malattie genetiche. Di questi, 42,3 euro sono andati agli istituti Telethon. 30,6 sono serviti per finanziare gli studi di scienziati di grande qualità presso enti di ricerca pubblici e non profit. E 5,7 hanno contribuito alle attività di divulgazione e sensibilizzazione e hanno permesso alla Commissione Medico-Scientifica e all'Ufficio Scientifico di essere garanzia che la ricerca possa andare sempre nella direzione giusta. Una gestione trasparente ed un investimento sicuro per la salute e il futuro di tutti noi. Questo è Telethon e la differenza la fate voi. Bene, amici sportivi, un cordiale ben ritrovati. Parliamo di sport in questo spazio firmato da Gol d'Italia, Passione Sport, che tra l'altro quest'anno è utilizzato anche come veicolo di promozione per il libro I Codici della Vittoria, firmato dal sottoscritto con Andrea Cavernevale per Telethon, con il grande appoggio dell'Udinese per la Vita, la Onlus, che ha sposato il progetto. E oggi siamo ospiti del comune di Montenars, dove c'è stato un bel evento firmato dal comune, è stata festeggiata l'Udinese Calcio per portare in alto i valori del Friuli, dello sport, e ho l'onore di essere con il sindaco di Montenars, che è Claudio Sandruvi, che intanto ringraziamo anche a nome dell'editore di Firenze Libri, a nome di Telethon, grazie per averci ospitato insieme all'Udinese. Ma io sono felicissimo di aver potuto avere questa fortuna di ospitare l'Udinese Calcio con i suoi dirigenti, i suoi giocatori e poi tanti amici che nello sport ormai fanno sì che il nostro territorio, pur essendo di montagna, forse qualche volta sembra anche abbandonato, abbia anche la possibilità di parlare di sport. Forse c'erano anche degli increduli che non credevano che a Montenars potesse arrivare anche l'Udinese Calcio. Invece abbiamo dimostrato che anche un piccolo paese, se è amministrato come si deve fare, come il buon padre di famiglia, ci sono anche dei momenti in cui alla città, alla cittadina, perché abbiamo 600 abitanti, non è quindi un grande comune, ma è importante che la vita è normale, come nelle grandi città, forse direi qualche volta anche meglio, perché si può vivere anche diciamo nel tempo libero, passeggiando, vedendo anche i bambini giocare nel campo di calcio. Abbiamo delle strutture, seppur piccole, ma che sono anche molto usate e credo che diano la parvenza di un paese vivibile. Bene, naturalmente vogliamo sottolineare insieme a Daniele Damele dell'Aido Udine e dell'associazione Friuli Tomorrow di Monica Moranduzzo, che poi probabilmente interverrà nello spazio di Passione Sport, e abbiamo l'onore di scambiare due parole pubbliche anche con il direttore generale dell'Udinese Calcio, che è Franco Collavino, che ritrovo con grande piacere, anche lui ospite della bella serata firmata dal comune di Montenars, e naturalmente porto i saluti e i complimenti anche del Lazio per questa Udinese che fa veramente delle cose eccellenti, e molte delle quali dovrebbero essere duplicate anche da club più risonanti sotto l'aspetto, insomma, del bacino di competenza. Beh, per la verità facciamo cose ultimamente che ci riescono bene.
Credo che una delle chiavi sia proprio la passione che ci mettiamo nel fare le cose. Non per caso abbiamo coniato uno slogan per la prossima stagione sportiva che è la passione la nostra forza. In realtà è proprio così, perché la possibilità di creare un ambiente sereno dove la gente stia bene allo stadio, un senso di appartenenza che coinvolga i tifosi ma che coinvolga anche i giocatori. Ricordiamoci che noi abbiamo giocatori che vengono da da diverse parti del mondo, dal Sud America all'Africa, quindi credo sia assolutamente positivo per creare un sentimento di positività attorno a questo ambiente, attorno al mondo del calcio, che purtroppo, ahimè, troppe volte ha visto delle situazioni negative anche molto recentemente. Ecco, il calcio in particolare, lo sport in generale, ma il calcio in particolare, è un veicolo di comunicazione di grande imponenza. Spesso non tutti lo utilizzano al meglio. Voi siete tra le poche che ha in appoggio anche una Onlus, l'Udinese per la Vita, che tra l'altro ha fatto moltissimo per l'Africa, ha dato nell'anno precedente o due anni fa circa 200.000 euro per la SLA dell'associazione di Borgonovo. Avete una grande attenzione al sociale, e ecco, questo sport che ha questa grande forza deve essere utilizzato anche per questo. Assolutamente sì, e ci tengo a sottolineare che questo avviene spesso in molte società all'estero. Fortunatamente anche in Italia molte società, i club importanti, il Milan per esempio, Fondazione Milan, che hanno maturato una sensibilità tale da avviare progetti anche nel campo del sociale. L'Udinese sta facendo la sua parte, sta facendo questo grazie alla sensibilità della signora Linda Giuliana Pozzo, che più di 15 anni fa ha avviato il progetto di Udinese per la Vita Onlus, e in questi 15 anni grazie all'attività, alla disponibilità e al volontariato di molte persone sono stati raccolti parecchi soldi, che poi sono stati donati per l'acquisizione di importanti attrezzature medico-sanitarie, che quindi hanno contribuito ad accrescere e a migliorare quello che è un po' la ricerca in particolare, e anche la prevenzione di alcune malattie. Quanto è importante l'immagine di un club come l'Udinese per poi i comuni che sono intorno alla provincia di Udine? È talmente importante la nostra Udinese che proprio stiamo partendo con un progetto, una decina di comuni limitrofi, chiamato proprio Gemona, che farà da capofila città dello sport e del benestare. Stavamo dicendo anche durante l'evento di oggi quanto sono importanti i campioni di sport come esempio per gli altri. Insomma, il gol della vita è nelle corde di tutti, lo abbiamo raccontato nel libro con Andrea Carnevale, e abbiamo raccontato spaccati anche di altri personaggi. Lei poi ha l'onore di sedere in panchina, no? È uno dei pochi direttori generali, insomma, che vive l'emozione come uno di loro. Ecco, cosa vuole aggiungere in proposito riguardo appunto l'importanza di come possono essere d'esempio per gli altri? Beh, io prendo la testimonianza di oggi di Andrea Carnevale. Andrea Carnevale veramente ha dimostrato di saper superare le difficoltà della vita, come ha detto lui stesso. Talvolta è caduto, ha saputo rialzarsi e ha saputo sconfiggere quelle disavventure che gli sono capitate durante la sua carriera, durante la sua vita, soprattutto i primi anni, e adesso guarda avanti e sta facendo molto bene anche come dirigente sportivo. Andrea Carnevale, spesso lo dicevo prima, è ricordato per la sua carriera di calciatore, che è stata effettivamente una carriera importante, con compagni di squadra importanti come Diego Armando Maradona. Però a me piace ricordare l'Andrea Carnevale di adesso, che è un manager importante, tecnicamente preparato, che vive a 360 gradi l'attività ed è pienamente coinvolto nell'attività dell'Udinese Calcio, ed è una figura di spicco del management, perché praticamente tutte le decisioni tecniche passano attraverso un po' le sue riflessioni e le sue osservazioni. Però ci tengo a ricordare
ricordare anche altri campioni come Totò Di Natale. Alcune settimane fa ero ospite di un club, di un Udinese club, di ragazzi diversamente abili, e Totò Di Natale ha fatto una sorpresa a tutti i ragazzi, si è presentato, ha regalato la maglia a oltre una cinquantina di ragazzi, rendendoli felici e regalando una giornata speciale a chi sfortunatamente nella vita invece ha molte giornate difficili e complicate. Quindi io credo che il mondo del calcio effettivamente possa essere pienamente coinvolto con la solidarietà umana, e spesso questi campioni che noi abbiamo visti passare parecchi per Udine, ricordo anche Zico che è rimasto nelle menti dei tifosi a lungo, sono tutti personaggi che hanno un cuore grande, una sensibilità importante. E poi non bisogna pensare in negativo, perché comunque dietro l'angolo c'è sempre una mara amica, la troviamo sempre nei momenti di difficoltà, o la possiamo trovare se non ci chiudiamo. Ma io credo che il Friuli, ma in particolare la zona nostra, che purtroppo ha avuto il grande evento del terremoto del 76, ha conosciuto veramente che cos'è una mano, ha conosciuto la solidarietà, ha conosciuto anche il rialzarsi, il sapere rialzarsi, come diceva bene Carnevale, nei momenti di difficoltà. Oggi, che forse non è neanche giusto, ci portano d'esempio, dicono l'esempio Friuli. Io credo che qui c'è stato veramente una grande unione di intenti. Uno per uno per tutti, torniamo allo slogan. Direttore, è considerato uno dei direttori emergenti della Serie A, quindi anche questo è un gol segnato, è un esempio per gli altri. Il sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto è riuscire a costruire innanzitutto lo stadio, visto che abbiamo completato l'iter progettuale e burocratico, e quindi nei prossimi giorni avvieremo i lavori, e quindi l'augurio che ci facciamo è quello di poterlo costruire il più rapidamente possibile. E poi il sogno nel cassetto è quello veramente di poter aumentare la stabilità del club, in maniera tale da poter anche alzare un po' l'asticella dei traguardi e dei sogni sportivi, in maniera tale da poter dare anche ulteriori soddisfazioni ai tifosi anche da questo punto di vista. Bene, io vi ringrazio naturalmente il sindaco di Montenars, Claudio Sandro Druvi, ringrazio il DG dell'Udinese Calcio, spero che possiate allargare i ringraziamenti anche alla famiglia Pozzo per tutto quello che state facendo. Abbiamo questo grande progetto, a dicembre prossimo insomma faremo questa festa Udine con la speranza di poter firmare il gol dei codici della vittoria, quello di donare insieme all'Udinese per la vita una bella somma per la ricerca SLA firmata da Teleton. Questo è il nostro sogno, ci impegneremo fino alla morte per vincere. Grazie, noi passiamo la palla alla regia e la riavremo, perché avremo ospite anche Andrea Carnevale e qualche altra sorpresa. Grazie direttore. Grazie a voi e complimenti, perché state dimostrando sensibilità e questo è veramente importante. Grazie anche a voi. Grazie. Bene, allora torniamo nel nostro studio mobile, siamo ospiti del comune di Montenars, dove c'è stata questa bella vetrina anche in omaggio al libro I Codici della Vittoria. Siamo ospiti insieme all'Udinese Calcio, abbiamo sentito prima il sindaco di Montenars, abbiamo sentito il DG dell'Udinese Calcio Franco Collavino, adesso siamo insieme agli amici Dario Andrian del comitato Friuli Tomorrow, grazie per la presenza. Buonasera, grazie a voi per avermi invitato qui. Anche perché insomma siete stati tra gli organizzatori dell'evento di oggi. E poi abbiamo un personaggio che è molto, molto conosciuto dai tifosi dell'Udinese, che è Di Morandini, perché è presidente proprio dei club dell'Udinese, dell'Associazione Udinese Club. Ciao, grazie per la presenza. Grazie a voi, ciao. Bene, intanto grandi emozioni oggi a Montenars. Ma sicuramente è stata una bellissima cerimonia, una bellissima iniziativa. Il comune di Montenars, assieme al comitato Friuli Tomorrow, ha voluto premiare
e l'Udinese Calcio. Ho voluto premiare anche la tifoseria per i comportamenti che ha sempre avuto in tutta Italia, in tutte le trasferte, in tutta Europa, quindi ringraziamo il Comune di Montenaso, ringraziamo il Comitato Friuli Tomorrow, siamo orgogliosi di aver ricevuto questi premi. Allora, una riflessione in merito alla serata riassuntiva in questa bella festa di sport, con sicuramente una bellissima aria, perché si respirava proprio l'aria dello sport e della solidarietà. Beh, certamente, si può dire che questa serata, organizzata alla perfezione dal Comune di Montenars insieme a Friuli Tomorrow, è proprio un riassunto di quello che può essere più che un riassunto, quasi una, come si potrebbe dire, mi sfugge un termine, un'eccellenza, un qualche cosa del tipico dell'Udinese, anche se vogliamo, che è una squadra, la chiamano squadra di provincia, ma secondo me è una squadra che ha molto di più, è una squadra che sta vicino alla provincia e anche vicino alla provincialità, quindi uscendo da quello che sono i canoni tipici dell'urbano Udine, e si avvicina anche agli sportivi della periferia e dei posti un po' nascosti, come in questo caso quello del Comune di Montenars. Quindi è una prerogativa dell'Udinese di essere vicina ai friulani tutti quanti. Il gol della vita, diciamo prima, è nelle corde di tutti. Andrea Carnevale lo ha dimostrato lungo il suo percorso. Abbiamo raccontato spaccati di storia che è collegata anche all'Udinese. Tu che aggiungi? Ma sicuramente il libro, che fra l'altro io ho già letto, che è molto bello, mi è piaciuto molto, e racconta veramente delle belle storie, e va dato atto a Andrea Carnevale di aver dimostrato e di dimostrare tuttora che uomo e che personaggio è, oltre che grande campione, che quello lo sapevamo già tutti. E il gol, come il gol della vita, deve essere cercato da tutti noi, e come ci ha insegnato Andrea e come è giusto che sia, e quindi tutte le occasioni devono essere buone per cercarlo. Noi, anche come tifoseria organizzata, il gol della vita cerchiamo di farlo promuovendo il calcio come aggregazione, non come divisione. Io ringrazio di cuore Edi Morandini, anche perché ci ha fatto un assist per la promozione del libro, veramente doc, che l'hai letto, quindi è a maggior ragione, insomma, è bello, perché a me spesso non capita di parlare molto dei contenuti. Oggi ho fatto un'eccezione perché Daniele Damele ha detto parliamo anche un po' dei contenuti, indipendentemente dal fine onorevole. Abbiamo tentato di fare una cosa non banale, il fatto, insomma, che chi lo legga poi ci corrisponda il proprio piacere, questo ci inorgoglisce. Grazie a Dario Andrian del Friuli Tomorrow, in bocca al lupo anche per lo stadio nuovo. Grazie a voi. Spazio alla regia e poi tra breve anche Andrea Carnevale, rimanete sintonizzati. Abbiamo oggi con noi anche una collega, Laura Sandruvi, parente anche del sindaco, la figlia del sindaco. Lo ricordiamo che tra l'altro collabora con Superando.it, Federazione Italiana Superamento Handicap. In questo sicuramente c'è anche il progetto dello sport. Noi concludiamo ogni nostra edizione della promozione del libro, quando facciamo la tappa ufficiale, sempre con un filmato regalatoci da un'associazione, la Rete di Pontinia, emozionantissimo, bellissimo, che in questa occasione lo riproporrò come sigla di chiusura di Passione Sport, quindi poi te lo rivedrai in televisione, che è veramente bello per il messaggio che dà. Complimenti per quello che fai, e che riflessione fai sulla serata di oggi? È stata una serata decisamente emozionante, positiva. Quello che mi piace è che tramite voi, tramite questi messaggi, si può arrivare anche a certe problematiche che magari spesso non vengono toccate così, con questa sensibilità. Secondo me lo sport aiuta per l'integrazione. Lo si è visto e lo si vedrà sempre, e soprattutto grazie al contributo di queste persone importanti, grazie ai campioni che danno una mano anche a livello, anche grazie alla loro sensibilità, queste cose emergono maggiormente, danno una mano di più
per appunto, come dicevo prima, l'integrazione e aiutare anche le persone con più difficoltà, perché secondo me lo sport proprio aiuta in questo caso specifico. Senti, noi abbiamo proprio concluso il libro con la storia di Shai che ha colpito e... può essere il vero gol della vittoria? Sì, secondo me sì, è stato secondo me importantissimo toccare anche questo argomento e l'avete fatto bene, anche perché mi sembra che nel libro spiegate anche voi che lo sport aiuta per l'integrazione e nel caso dei disabili ancora di più. È un po' anche un messaggio secondo me che bisognerebbe dare alla società. Quindi ben vengano queste cose e sperare che sia sempre di più. Uno sport sempre di più e sempre più disabili e sempre più sport per i disabili, perché spesso e volentieri a causa delle barriere sia architettoniche ma secondo me anche soprattutto psicologiche queste cose non avvengono facilmente. Cioè per un ragazzo giovane per esempio è difficile inserirsi nelle realtà sportive, nelle associazioni, poter anche competere certe volte, no? nelle varie competizioni sportive. Per concludere, se dovessimo fare la domanda ai campioni di oggi a riguardo il fatto che non sempre veicolano dei messaggi come quello che stiamo tentando di veicolare noi, che cosa risponderebbero secondo te? I campioni? Lo chiediamo a loro. Lo chiediamo a loro, perché io sinceramente vorrei un po' di più presenza, soprattutto per queste personalità, perché per loro è più facile arrivare alle persone, quindi ben venga uno sforzo maggiore secondo me. Grazie, in bocca al lupo. Bene, chiudiamo in simpatia una bella serata firmata dal Comune di Montenarse, siamo ospiti dell'agriturismo Altulin, grazie al lavoro del Comune, del Comitato Friuli Tomorrow, abbiamo avuto Dario Andrian prima, adesso abbiamo Monica Moranduzzo e insieme al Bomber, si è materializzato anche il Bomber. Ciao Monica. Buonasera a tutti, grazie Pierluigi. Sì, io prima salutiamo anche Andrea Carnevale, ciao Bomber. Ciao. Prima abbiamo avuto anche il tuo direttore generale, insomma una bella serata. Quali sono le emozioni che provi sempre in un momento come questo? Anche perché sei sempre uno che è rimasto nel cuore, no? Del fan sportivo. Cosa provi in questi momenti? Beh, è sempre bello partecipare a questi tipi di manifestazioni, perché insomma mi sembra anche giusto e doveroso, essendo un dirigente dell'Udinese, partecipare un po' a questi tipi di manifestazioni, perché insomma si incontra gente nuova, paesi nuovi, anche se conosco molto bene, però insomma rivivere un po' quello che ho vissuto anche un po' da calciatore. Poi stasera è stata una bellissima serata, ho conosciuto il sindaco, insomma una persona molto squisita, lo ringrazio personalmente per la sua ospitalità. Bene, Monica, allora che riflessione fai la serata di oggi? Tra l'altro noi siamo contentissimi perché abbiamo avuto modo di divulgare anche il messaggio dei codici della vittoria in questo momento dedicato alla festa dell'Udinese Calcio. Ma guarda Pierluigi, noi siamo molto contenti, io in rappresentanza del Comitato Friuli Tomorrow, che è 2 anni che fa queste attività, appoggia ogni volta le iniziative che vengono fatte sia dall'Udinese Calcio, e questa sera siamo particolarmente contenti di noi del Comitato Friuli Tomorrow, coordinato da Daniele D'Amelio e da Don Davide Larice, che ci tengono molto a queste manifestazioni, e questa sera in particolar modo per manifestare sempre l'etica dello sport, l'etica dello stile corretto nello stile del calcio, dello sport in generale, e comunque uno stile di vita corretto. Questo è il messaggio che noi vogliamo portare avanti da 2 anni a questa parte. Ti faccio una domanda che ti ha fatto prima una collega dietro le quinte. Noi attraverso il progetto dei codici della vittoria, lo slogan degli ultimi convegni è stato voce contro il mostro. La SLA, come altre malattie importanti, sono un po' il cruccio, no? Soprattutto di alcuni ricercatori che stanno facendo il massimo per cercare di trovare una soluzione a questo. E non sempre c'è la tendenza di parlarne. Noi stiamo avendo il coraggio di farlo, no? Attraverso l'appoggio di Teleton, della Onlus Udinese per la Vita, dell'Udinese Calcio,
tua, che ci metti l'immagine da campione. Allora, non sempre i grandi campioni lo fanno e non sempre tutti hanno il coraggio di farlo. Che... Io penso che siamo stati i primi a parlarne da quando è uscito la prima edizione del nostro libro. Mi sembra che è stato al centro anche del nostro progetto la SLAN. Non è assolutamente vero, non sono d'accordo, perché insomma io ho fatto questa cosa qui principalmente anche per l'Udinese Calcio, per la signora Pozzo, perché ci teneva a questa sua nuova fondazione, l'Onlus per la vita dell'Udinese, proprio per la fondazione Borgonovo. Quindi il ricavato che otteniamo attraverso questo libro qui vanno soprattutto alla fondazione dell'Onlus dell'Udinese, ma soprattutto alla fondazione di il nostro Borgonovo, che purtroppo ha avuto questa disgrazia di avere la SLA. Ti ringraziamo e complimenti insomma per il tuo lavoro da dirigente. Noi saremo impegnati per la promozione dei codici della vittoria fino a dicembre. In alcune situazioni sarai presente, in altre lo sarai attraverso gli interventi in Skype. Grazie a te, grazie anche a Daniele Damele, al quale vanno i nostri ringraziamenti e saluti. E con Passione Sport di oggi è tutto, naturalmente i prossimi appuntamenti veicolati sempre attraverso Gold Italia e i due canali Sky. Grazie, ciao, alla prossima. Tantissimi gli italiani che con generosità e fiducia tengono accesa la speranza di migliaia di malati con le loro donazioni a Telethon. Ma come vengono utilizzati questi soldi? Nell'ultimo anno, ogni 100 euro spesi
Teleton ne ha impiegati 7 per le attività di gestione e 14,4 per l'organizzazione della raccolta fondi. Gli altri, tutti gli altri, 78,6 euro, sono stati destinati alla ricerca. Quella grande sfida di Teleton per trovare la cura giusta contro le malattie genetiche. Di questi, 42,3 euro sono andati agli istituti Teleton. 30,6 sono serviti per finanziare gli studi di scienziati di grande qualità presso enti di ricerca pubblici e non profit. E 5,7 hanno contribuito alle attività di divulgazione e sensibilizzazione e hanno permesso alla Commissione Medico-Scientifica e all'Ufficio Scientifico di essere garanzia che la ricerca possa andare sempre nella direzione giusta. Una gestione trasparente ed un investimento sicuro per la salute e il futuro di tutti noi. Questo è Teleton e la differenza la fate voi.